Oh, eccovi qui, giovanotti dell'internet, giusto in tempo per la merenda. Ci avevate mai fatto caso che la merenda non è altro che la colazione della cena? Hey baby, benvenuti sul mio canale, per la prima volta, per l'ennesima volta o per l'ultima volta. Oggi andremo a scoprire nel dettaglio per quale motivo la vostra vita sta crollando a pezzi come le mura di Pompei. Molto probabilmente il motivo principale è che fate schifo, ma non temete, sono qui per aiutarvi, fidatevi di me. Io sono uno youtuber. In quanto youtuber e in quanto persona che fa schifo, mi piace realizzare un canale da 60.000 iscritti e pubblicare un video ogni 6 mesi. E quando mi domandano: Tristram, ma perché pubblichi così pochi video? Io rispondo: perché sono molto, molto, molto impegnato. Quando in realtà sono tipo... E qual è il modo migliore per fare schifo se non fare le cose per poi mandare tutto a put... Ma vediamo di analizzare più da vicino il comportamento di una persona che nella vita fa davvero schifo. Appena sveglio, per i primi 2 minuti sono molto contento, ma poi faccio pensieri tipo: ma dove ho sbagliato nella vita per ridurmi in questo modo? Poi consulto la mia agenda per vedere le attività di oggi da svolgere e ne approfitto per farmi un piantino, fino a quando non mi ricordo di non aver fatto colazione e quindi ne approfitto per andare a sfondarmi di biscottini. Quando il senso di sazietà ha abbondantemente superato il senso di colpa, mi metto il cuore in pace e comincio a fare un piano per affrontare la giornata. Ma poi vado sempre a finire su cose tipo Winnie the Pooh balla Pitbull. Fino a quando non mi accorgo che ormai si è fatta sera e anche per oggi ho fatto schifo. Ma hey, non siamo qui per piangerci addosso, siamo qui per essere splendidi. Quindi mi sono posto 2 obiettivi nella vita per andare avanti. Obiettivo numero 1: spaccarmi in palestra per diventare come Pietro Boselli e farmi un sacco di foto sexy da mettere su Instagram. Ognuno ha le proprie priorità nella vita. E fino a qui ci siamo, anche se in realtà in palestra faccio più schifo che altro. Obiettivo numero 2: guadagnare un mucchio di soldi per potermi comprare un sacco di vestiti fashion, che però non metto mai perché nessuno mi invita a fare le cose e alla fine mi riduco sempre ad indossarli davanti allo specchio mentre canto le canzoni di Little Tony. La pioggia, ancora più sole, tu vedi chi nasce e chi muore per te. Barbara D'Urso, prega per noi. Come sappiamo tutti, per avere soldi bisogna in cambio lavorare. E in ambito lavorativo non è che va tanto meglio. Così è come penso di apparire mentre lavoro. Pronto? Sì! No! Ti ho detto Gucci, Gucci, Moschino! Non importa cosa dice Anna Wintour, anzi, dille che è licenziata! A proposito, anche tu sei licenziato! Ma prima, gradirei del brandy! Quando in realtà, sono tipo così. Impossibile completare l'operazione. Rasterizzare livello? Che devo fare, che devo fare, che devo fare, che devo fare, che devo... Se come me siete delle persone che fanno schifo, probabilmente siete anche socialmente imbarazzanti. E quando vi trovate in gruppo, non sapete mai di che cosa parlare, e tutto quello che vi viene in mente non sarebbe socialmente accettabile. Quando qualcuno perde interesse in una conversazione, il segreto è quello di tirare fuori all'improvviso una frase senza alcun senso apparente, per richiamare l'attenzione dell'interlocutore. Per esempio: allora, raccontami un po' di te, che cosa fai nella vita? Nulla di speciale, faccio qualche lavoretto, poi studio e nel tempo libero
mi metto un foglio d'alluminio sulla faccia e creo una maschera del mio stesso volto per vedere come gli altri mi percepiscono. No, sto scherzando. Oh, molto sexy. Ora che ci penso, questa cosa del foglio d'alluminio si potrebbe usare non solo per la faccia. Un altro modo per nascondere il fatto di fare schifo è quello di sorridere. Sorridere moltissimo e lasciare tutti col dubbio che quello che state dicendo o che state facendo in realtà è fatto soltanto per ridere. Proprio come faccio io quando vado dalla mia relatrice a parlare della tesi. Oh no, non ditemi che è lui. Avanti! Salve! E che cazzo? Allora, come procede la stesura di questa tesi? Procede tutto benissimo. L'unico problema è che non ho idea di quello che sto scrivendo e ho fatto un copia e incolla generale per circa 40 pagine, perché davvero non ho proprio idea di quello che sto scrivendo. Sono sicura che la situazione non sia poi così tragica. Ammazzatemi. Già me lo immagino, il mio discorso finale sarà una cosa tipo così. E questo era il processo biosintetico che porta alla formazione delle antocianine. Colgo l'occasione per ringraziare tutti quelli che hanno sempre creduto in me, ovvero... E niente, grazie per l'attenzione. Seguici balli! Ma comunque la morale di tutto questo è che ad un certo punto nella vostra vita vi sentirete come se non siete abbastanza bravi, come se gli altri siano sempre meglio di voi, come se non siete nulla di speciale, come se non siete abbastanza sexy. Ebbene, è proprio così. Inutile che ci prendiamo per il culo. Ma sono qui per dirvi che non c'è nulla di male in tutto questo. Infatti siamo tutti bravi a dire frasi tipo: se puoi sognarlo puoi farlo, i sogni sono desideri, tempo di cottura 8 minuti. Però nessuno ti dice mai che cosa si fa nel caso in cui i tuoi piani non vanno nella direzione che avevi previsto. Quindi io vorrei semplicemente vedere più spesso delle frasi tipo: se puoi sognarlo puoi farlo, ma se fallisci non c'è nulla di male. Male che vada, ci ritroveremo tutti su questo divano blu, apriamo un pacco di patatine, guardiamo il film The My Little Pony e chi si è visto si è visto. Ricordatevi sempre, fare schifo è bene, l'importante è esserne consapevoli. Stay strong, stay calmi, si riciballi!